Pallotta, parliamo di autonoma sistemazione. Il contributo a che punto è? La Regione stava aspettando l'accredito delle somme che sono state approvate, sono state stanziate dalla Protezione Civile Nazionale e dopodiché gireranno i fondi ai comuni che li girerà a chi ne ha diritto. Questo entro la prima decade di dicembre. Mi è stato promesso, ho parlato con i funzionari, mi hanno detto che nella prima decade di dicembre dovrebbe essere tutto sistemato, quindi se non proprio la prossima settimana, l'altra ancora. Comunque sicuramente per Natale ci sarà la disponibilità già sui conti correnti dei cittadini sfollati. Però il comune come sta fronteggiando questa emergenza? Il comune è in emergenza, anche la dislocazione stessa degli uffici comunali è molto sacrificata. Abbiamo più persone all'interno delle stesse stanze, sono poche stanze da poter utilizzare e comunque stiamo andando avanti lo stesso. C'è anche l'ufficio COC che funziona ancora regolarmente. Stiamo ancora continuando a fare le verifiche perché non tutte le verifiche sono state completate perché dalla Protezione Civile arrivano pochi tecnici. So che c'era una convenzione da stipulare tra gli ordini professionali e la Protezione Civile anche per un rimborso spese, è stata emanata anche un decreto, il secondo decreto relativo a questo terremoto. Ad oggi non mi risulta che sia stato ancora sottoscritto dagli ordini professionali. Sostanzialmente la convenzione prevede un rimborso per i tecnici, un rimborso spese per i tecnici che vengono a fare il sopralluogo. Adesso dovremo anche rendicontare per i tecnici che sono venuti il rimborso spesa loro spettante che poi sarà liquidato penso direttamente dalla Protezione Civile. Più o meno a che punto siete con i controlli? Che percentuale avete raggiunto? Su 600 e passa richieste credo che staremo sui 450. C'è anche un problema di spopolamento, ne parlavamo anche nei mesi scorsi su Montecilfone. Come sta andando? Allora, la botta per il comune c'è stata ed è stata forte. Molti cittadini si sono anche trasferiti in comuni vicini, alcuni si sono spostati verso la costa. E quello che è la cosa più preoccupante è che un certo trend di risistemazione delle case e di acquisto di case anche disabitate da parte di cittadini di altri comuni, sia che provenivano dalla costa, sia che provenivano dal Beneventano, che erano persone, famiglie, che acquistavano queste case, le risistemavano e in linea di massima le utilizzavano durante l'estate. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di completare sostanzialmente, perché tra qualche giorno sarà completata la strada del Sinarca, la Montecilfone Mare, che consente agli abitanti, a chi abita a Montecilfone, a chi viene a fare le vacanze a Montecilfone di raggiungere in meno di un quarto d'ora il mare, su una strada comoda, ben fatta, e questo era uno degli obiettivi forse il principale obiettivo della mia amministrazione. Il terremoto adesso proprio non ci voleva perché ci ha un po' tagliato le gambe in questo momento. Come siamo messi invece con gli uffici, quelli che comunque hanno subito i maggiori danni, per esempio l'alimentari del centro storico, hanno trovato un'altra sede dove aprire? Allora, il negozio di alimentari del centro storico si è trasferito in una sede molto più piccola e ha difficoltà ad esporre e a vendere la merce perché non ha trovato altri locali idonei o similari a quello che utilizzava precedentemente. L'ufficio postale proprio da stamattina è operativo su un prefabbricato che è stato attivato nei giorni scorsi, è stato fino a ieri, funzionava su un camper. Con tutte le scomodità perché i cittadini, gli utenti dovevano stare all'esterno anche quando pioveva. Adesso, bene o male, c'è una struttura che ha almeno i requisiti minimi per essere utilizzata per dare il servizio ai clienti. Per quanto riguarda invece il problema del serbatoio, che era risultato comunque, diciamo, a rischio dopo il terremoto, come sta andando? Allora c'è stata una lunga discussione tra noi, tra me in particolar modo come sindaco, la Protezione Civile. Il presidente Troma voleva sistemare la situazione andando nella direzione che io avevo chiesto e ordinato, cioè per l'abbattimento. C'è stato un ripensamento su questa posizione dovuta soprattutto
a valutazioni di ordine tecnico che ha fatto la struttura regionale della protezione civile, nella fattispecie l'architetto Giarrusso e i suoi collaboratori, che suggeriscono di tentare, prima di prendere eventuali ulteriori provvedimenti un po' più drastici, di vedere esattamente qual è la situazione in modo più approfondito, e per far questo ho provveduto a ritirare l'ordinanza di abbattimento e ordinare la messa a punto dal punto di vista sismico della struttura. Sono già iniziate questo tipo di valutazioni. So che la Protezione Civile ha dato incarico anche a tecnici di fama, tecnici con veramente esperti nella materia, faranno delle indagini e vedremo se continuare su questa strada, che è quella della messa in sicurezza, cioè più che messa in sicurezza, dell'adeguamento sismico della struttura, o eventualmente se i risultati delle analisi che si vanno a fare, delle prove che si andranno a fare, non saranno soddisfacenti, mi riservo anche di ritornare sulle mie decisioni, perché quella situazione va sistemata, e va sistemata al più presto, perché più di qualche autonoma sistemazione dipende esclusivamente dal pericolo della torre dell'acqua, del serbatoio. Un'ultima domanda: per quanto riguarda il decreto sicurezza appena approvato dal governo, risulta anche come centro di accoglienza la chiusura di Solidea di Montecelfone. Quante persone sono attualmente accolte lì e entro quando dovrà chiudere il centro? Io non credo che sia dipeso dal decreto sicurezza la chiusura del Solidea. Ho avuto modo di parlare con esponenti della cooperativa, con la dirigenza della cooperativa che gestisce il centro, e loro paventavano problemi, difficoltà dal punto di vista economico. Sostanzialmente, a loro dire, la struttura non si reggeva dal punto di vista economico, quindi hanno preferito trasferire i migranti che stavano in questa struttura in altre strutture, portando ad una rivisitazione dei costi e ad una razionalizzazione dei costi. Credo che proprio oggi se ne andranno in varie strutture, alcuni vanno a Rotello, altri vanno a Petacciato, altri andranno a Roccavivara, e il trasferimento credo sia previsto proprio per oggi. Ad oggi comunque erano i presenti nel centro di Solidea, se non vado errato, erano 39.